Era un gigante per stazza, per bravura, per le dimensioni del sorriso contagioso. Lo era anche per le primavere passate, ben 86. Jazzista, mago di uno degli strumenti principe di questo genere musicale, il sax, è morto in Francia Manu Dibango. Come tanti anziani, questa stagione amara è deceduto a causa del coronavirus. Lo ha comunicato la famiglia, salutando il suo papi Groove. L'artista, di origine camerunense, era arrivato 15enne nell'esagono con 3 chili di caffè, come amava raccontare, merce rara all'epoca, nella valigia. Poi gli studi e la fama mondiale, amava essere ponte tra Occidente e Africa e tra generi. Tante le collaborazioni, Youssou N'Dour, Serge Gainsbourg, Sting. Ancora l'anno scorso era in tour con Safari Symphonique, mischiava jazz e musica classica. Sarebbe stata la sua ultima tournée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était un plaisir.